Cari amici, buonasera. Anche stasera, come ogni lunedì, sono con voi per 10 mesi all'anno. Per qualche giorno adesso avremo la sbornia di dati, sentiremo tutti i nostri uomini politici che diranno che hanno vinto. Hanno vinto tutti, ma hanno perso gli italiani, perché sembra che, da quanto si vede, sarà difficile fare un governo che sia duraturo. Comunque, è un problema di tutti gli italiani. Speriamo che Padre Eterno ci dia una mano a superare questa impasse. E noi passiamo alla nostra trasmissione. Io devo sempre ringraziare i professori che mi mandano quei pezzi che leggo all'inizio, che sono pezzi realmente importanti e interessanti. E ringrazio sempre gli amici che mi fanno questa gentilezza. Anche stasera c'è un pezzo che è bellissimo, ma realmente bellissimo. E do l'inizio leggendolo nell'immediato. Sogni e speranze. Nello scompartimento del treno un signore parla del figlio, appena laureato in medicina, e con orgoglio racconta che ha già in cura molti pazienti. Un altro, che sembra un uomo di campagna, commenta che sua figlia ha sposato un giovane avvocato con una bella carriera e che presto sarà procuratore. La signora di fronte interviene narrando dei 3 figli che, pur essendo ancora bambini, già a scuola dimostrano di avere un'intelligenza acuta. Sogni, speranze, soddisfazioni, orgoglio paterno e materno. Però anche chi ha una figlia malmaritata, chi è un figlio buono a nulla, o ribelle o delinquente, difende, scusa la propria prole. Qualcuno se ne rattriste e tace, qualcun altro grida, impreca, e se la prende con la madre o col padre, con la scuola o con la TV o coi tempi che corrono, o per consolarsi, ripensa e parla dei suoi bei tempi passati. Ascolto e immagino i pensieri di chi non dice nulla, o di tanti altri che conosco. Ogni padre, ogni madre vorrebbe, desidera, sogna per il suo bimbo, ancora dalla culla, carriera brillante, onori e gioia, bellezza e matrimonio felice, bontà e generosità. Poi la vita è diversa e la si accetta com'è. Ci si adatta, a volte reagendo. Ma tant'è, ognuno ha la sua libertà. E se lui, se lei è contenta, questo ci basta, dicono i più. Oppure è sufficiente che abbiano la salute da vivere. Molti ripetono, almen si vogliono bene, si riducono i propri sogni pur di non intralciare quel po' di gioia che la vita elargisce. Qualcuno già adulto racconta: mio padre avrebbe voluto che io fossi avvocato, che io fossi architetto. Poi invece, mia madre sognava che io mi facessi prete, ma non si capisce tuttavia se sono contenti della propria scelta. Mi trovai a chiedermi: ma Dio, che è padre, sognerà qualcosa per le sue creature quando le chiama la luce? Se si potesse dire che Dio sogna, forse sì, eppure lui con una fantasia vasta come l'universo, con una perfezione di dettaglio microscopico, ha creato delle cose meravigliose per tutti i secoli. Non avrà con la stessa fantasia creatrice fatto un itinerario di vita, un destino meraviglioso per le creature umane che sono i figli suoi? Non forse lui l'ispiratore dei desideri di ogni padre e madre, poiché egli ha creato il cuore umano? Si sarebbe venuto a chied da chiedere a Dio di tracciare per ogni uomo un disegno stupendo, grande come grande lui stesso, ma anche lui, come i genitori, rispetta la libertà dei figli. E pur avendo impresso in ognuno un preciso e meraviglioso avvenire, ciascuno è libero di forgiarselo a sua misura, di deviare la vita della propria traiettoria, non arrivando così a realizzarsi in pieno come uomo.
Zori Zamboni, Il dialogo delle ginestre. Bellissimo. Grazie amici dei pezzi che mi mandate. E effettivamente mi mandate sempre dei pezzi che sono spaziali. E ringrazio sempre gli amici di quello che fanno. Adesso iniziamo la nostra trasmissione. Cioè, momento, dico iniziamo la trasmissione, la nostra rubrichetta, perché la trasmissione è già iniziata da 5 minuti e mezzo circa. Sono stata sposata con mio marito per 8 anni, finché lui non mi ha rivelato di essere gay. Le risparmio il dolore e la sofferenza che entrambi abbiamo provato mettendo fine al nostro matrimonio. Ora, a distanza di anni, mi ha confessato di sentirsi donna e che intende iniziare il percorso per il cambio di sesso. Confesso che quando mi ha detto mi ha sorpreso e forse anche sconvolto, soprattutto considerando che ha preso decisione ad un'età avanzata, 50 anni. Ma come puoi renderti conto di cose simili così tardi? Non riesco a capire. Cara amica, la comprensione deriva anche dalla cultura omofobica che c'è. Perché non raccontiamoci frottole, non siamo ancora pronti per accettare il diverso, anche se diverso non lo è, ma che poi alla fine di diverso sono soltanto gusti sessuali. Quindi il mettersi in mostra gli crea grosse problematiche. Quindi pensa un pochino come deve essere stato male quest'uomo. Il crescere lentamente dentro di sé, perché lì magari nella sua testa era convinto che potesse modificarsi, potesse venire a meno. Cioè, tantissime cose potevano succedere. E man mano che ha preso coscienza della sua problematica, lui ha iniziato a fare delle scelte, perché si è scelto di lasciare la famiglia, in parte, perché in parte sicuramente anche tu gli avrai dato una mano a scegliere di lasciare la famiglia, perché il colpo sarà stato sicuramente molto forte, perché lo posso immaginare quanto è stato forte il colpo. Io cercherei di immedesimarmi anche in lui, quanto è stato male in tutti i passaggi che ha fatto della sua vita. Adesso è arrivato a 50 anni, così mi scrivi. Che vorrebbe cambiare. Beh, io posso dirti che posso capire tutto, l'intervento sono piuttosto, perché quando si inizia si parla di mettere degli interventi, quindi ferri chirurgici addosso al corpo, mi lascia un poco perplesso. Io cerco sempre di capire un po' di tutto e un po' di più. Però non, la cosa mi lascia alquanto perplesso. Te lo dico chiaro perché l'intervento chirurgico di cui io conosco anche chi l'ha fatto, perché ad esempio io conosco una persona che ha fatto questo intervento chirurgico e che però dopo che l'ha fatto, questo non è che te lo dica perché tu possa usarlo come arma o meno, ma dopo che l'ha fatto mi ha accennato che non è che fosse così felice di questo intervento. Forse l'intervento non è anche riuscito come voleva, anche perché tante volte parti con un'idea ma poi arrivi con un'altra, o parti con un concetto e se questo intervento non riesce come proprio dovrebbe, ecco che non riesci ad ottenere quello per cui ti eri prefissato. Per quanto riguarda alla comprensione,
Io sono convinto che o poco tanto ti sei fatta una ragione. E se da come mi hai scritto ti dà fastidio in modo particolare che lui voglia fare questo intervento, è perché o poco o tanto ti è rimasto nel cuore ed è una persona a cui gli vuoi bene. Ovviamente non ci sarà più quell'amore, ma però gli vorrei bene. Anche perché dove dividete dei figli? E quando si dividono dei figli, che ci possa essere il rapporto di stima, di affetto, è bello, è bello. Almeno tu hai capito cosa ha attraversato quest'essere umano, perché è un essere umano. Nella sua mente, nella sua psicologia, in tutto quello che è stato lui come essere. Quindi io sono molto più elastico di quello che tanti pensano. Perché? Pensano che sia. Non sono mai stato e non sono omofobico. L'unica cosa che non condivido, ed è l'unica cosa che non condivido, che due esseri dello stesso sesso possano fare famiglia. Basta! Per il resto, per l'amor di Dio, io ho degli amici che hanno problemati, cioè che sono gay tranquillamente. Io avevo anche un compagno di scuola che eravamo, forse ero l'unico che gli era, non, dire amico è forse eccessivo, ma c'era un certo rispetto, non perché mi vergognassi, perché da ragazzi non è che ci frequentassimo molto e io avevo altri tipi di compagnia, non, niente di che. Adesso quando lo vedo lo saluto, lo abbraccio, non ho nessun problema, ma di nessun genere. Perché ringrazio Padre Eterno che mi ha fatto non tanto etero, ma con una cultura abbastanza aperta per capire certe cose. Tutto qua. Ringrazio solo il Padre Eterno che mi ha dato la possibilità di aprire la mente e cercare di capire il prossimo e di immedesimarmi in quel sentimento che come si possono sentire e come si possono ovviare certi inconvenienti. Quindi io ti posso dire, stagli vicino, non sarà più tuo marito, ma è sempre una persona che gli hai voluto bene. È il padre dei tuoi figli e per quello che puoi assistilo. Ok? Io e i miei due figli frequentano la stessa scuola superiore. Il più grande al terzo anno e ha sempre avuto ottimi voti. La piccola ha iniziato il primo anno e non sta andando molto bene. Per questa ragione i professori in comune hanno spesso fatto paragoni fra i due, che io considero poco opportuni. Purtroppo, pur impegnandosi molto, lei ha meno memoria, ha più difficoltà e non vuole chiedere aiuto al fratello. Siccome lei è molto orgogliosa, la situazione sta creando tensioni in casa. Da circa un mese i due ragazzi litigano per motivi banali e lui la offende, rinfacciandogli i voti bassi e mettendo la sua intelligenza in discussione. Sono molto angosciata. Cosa posso fare? Io lo dico onestamente e serenamente, non ho grosse esperienze in materia. Io, amici, vi ringrazio per quello che per chi mi scrive, per tante persone che incontro e che mi salutano e che magari mi chiedono un consiglio. Io ho una discreta esperienza all'interno della coppia, ho una discreta esperienza nelle dinamiche della coppia, grossa esperienza nei figli, sono stato padre, sono nonno. E quindi posso dare l'esperienza che ho, non più di tanto.
Anche perché se no sarei un tuttologo, cioè quello che sa tutto. No, non so tutto. Io posso solo dire questa cosa, che con le mie figlie siamo andati bene perché in una maniera o nell'altra siamo riusciti ad evitare che si creassero invidie. Cioè abbiamo sempre cercato di fare quello che fai per l'uno dovesse corrispondere anche per l'altro, più o meno. Ovviamente, pertanto tu cerchi di non fare diversità, o poco tanto qualche diversità arriva. Ma se i figli percepiscono che la diversità che viene è involontaria, si supera qualunque cosa. Guai se dovessero percepire la diversità volontaria. Per quanto riguarda che la bambina mi dici che si impegna, ma magari lo dice a te che si impegna e poi non si impegna più di tanto, perché magari quello che sta studiando non gli interessa, è appresa da altri interessi. Devi capire anche questo. E poi per quanto riguarda se sti due ragazzi si prendono, fa parte del gioco. I genitori devono cercare di starne fuori. Il più che non arrivino a usare mezzi forti, quindi le mani, ma finché c'è il dialogo, anche se le scaricano addosso qualunque cosa, io mi ricorderò sempre un discorso che ho preso dalle mie figlie, dalla maggiore, dalla prima, ci sono 2 anni e mezzo da una all'altra. Io mi ricorderò sempre che lei erano bambine, una faceva la quinta, l'altra faceva la terza, quindi elementare. A un certo punto la sorella era intervenuta a difendere la piccola. Questioni di bambini, alle elementari. Mi ricordo sempre che io le ho fermate, poi le ho prese, le ho parlate, ne ho parlato, ma se avete appena ieri sera avete bisticciato, siete andate a scuola che vi facevate i musi. Mi ricorderò sempre che Susi mi aveva risposto in questa maniera. Io, mia sorella, gli posso fare qualunque cosa, gli posso dire qualunque cosa, ma nessuno si deve permettere, amiche, amici, ragazzi, di dire qualcosa o fare qualcosa a mia sorella. Bellissimo, bellissimo questo spaccato. Ecco, questo è quello che io posso dire su questa mail. Io, cara amica, ti ringrazio della mail perché mi fa piacere, non è che non mi faccia piacere, però prendilo per quello che vale. Io grossa esperienza non ce l'ho. D'accordo? Un attimo che bevo un po' d'acqua, perché se sentite la gola sta andando in tilt. Ho 62 anni e sono distrutto. Fino a poco tempo fa avrei messo la mano sul fuoco, sul mio matrimonio, con niente nomi, convinto che nulla ci avrebbe allontanato. Le sono sempre stato fedele ed ero sicuro che anche lei lo fosse nei miei confronti. Sono sempre stato molto sereno con lei. Ho scoperto che lei mi tradisce con un uomo più giovane ormai da tempo. Quando l'ho affrontata non ha negato nulla, anzi mi ha raccontato dettagli che mai avrei voluto sapere. Mi ha proposto di avere tutte le relazioni che voglio. Purché non riveli nulla in famiglia e che non la lasci. Io sono devastato, non so che fare. I miei figli, i nipoti, non potrebbero capire. Figuriamoci i nostri genitori. Non riesco a capacitarmi di cosa sia successo. Allora, caro amico, noi siamo coetanei, io il mese prossimo faccio 65 anni, quindi tu ne hai 62, magari sei nell'anno del 63, poi anche se non siamo coetanei,
perché alla nostra età oramai, anno più, anno meno, quando si è dentro i 60, siamo coetanei. E quindi come coetaneo, quando io ho letto Tamail, mi ha colpito moltissimo, perché mi sono immedesimato nella tua situazione, come puoi sentirti, come puoi esserti, cioè dici, ma Cribbio, siamo nonni. Cioè, oramai hai superato determinati step, hai fatto determinate. E quindi lì per lì ti sarai trovato. Ti è caduto il mondo addosso. E niente da dire, perché poi a un certo punto, alla nostra età, anche rifarsi una vita, se fosse, è difficile a qualunque età quando sei giovane. Ma alla nostra è impossibile. Ti sei fatto la domanda cosa può essere successo? Sai, perché nella mentalità dell'uomo, no, purtroppo si pensa sempre alla sessualità, che non sei stato valido o sufficiente, che non gli hai fatto raggiungere quei picchi che lei voleva, che non sei magari, cioè, pensi sempre che sia il punto nevralgico, che purtroppo nella psicologia nostra, da maschietti, si punta tutto su quello. Io la domanda è questo: per essere arrivata a questo, magari in parte potrebbe anche essere un po' colpa tua, no? Ma non soltanto per la fisicità. Perché magari si è creato un concetto particolare di vita, di quotidianità, che è quello che uccide e scombussola qualunque rapporto, qualunque equilibrio. Quindi, perché io tante volte mi sono trovato ancora un poco tempo fa con una signora che lei si era lamentata che il marito usciva fuori di casa, e io mi ero permesso di dire: ma signora, magari non trova in casa quello per cui vi esce fuori, anche perché cercavo di arginare questo concetto. Però non è che questo debba essere proprio preso come oro colato, perché non è detto che non lo trovasse in casa. Ma purtroppo la casa gli dava un senso particolare, non, ci sono mille cose che ci si può mettere dentro. Ma il più di tutto, quando alla nostra età si tratta di quotidianità. Cosa vuoi fare? Perché devi iniziare a ragionare. Tanto per iniziare devi somatizzare questo problema, che è un grosso problema, che da somatizzare alla nostra età, ragazzi, è dura. Prima di tutto devi somatizzare, fartene una ragione. Dopodiché, sbarellare tutto. Dirlo ai tuoi figli, cioè ai genitori, fortunati voi che li avete ancora, io li ho persi molto molto tempo fa. No, fortunata voi che avete ancora i genitori. Cosa vuoi creare? Vuoi sfasciare tutto? Vuoi farla odiare? Distinto di primacchitto. Ti è venuto la rabbia del voler infilargli dentro tutto, ma sì, beh. E io so, perché ci siamo sentiti, che prima di fare qualunque cosa mi hai contattato e ci siamo amici, ci siamo scambiati delle mail, poi ci siamo sentiti anche per telefono, no? Ovviamente
ragiono sul suo caso perché mi ha autorizzato a... Quindi ecco perché parlo, perché a volte ho informazioni che non vengono dalla mail, ma dal dialogo che si è instaurato. Cosa vuoi fare? Vuoi metterti nelle condizioni che vuoi farla odiare da tutti? Dai figli, dai nipoti, da tutti, dai geni, dalle persone che hai vicino. Ha un senso. Al contrario, se tu riuscissi ad avere un po' di comprensione umana. E di tacitare un pochino il tuo io, quell'esuberanza che ti richiede vendetta, che vuoi un po' di grandezza nel tuo cuore, che ce l'hai grande. Perché so che non hai ancora preso provvedimenti, sei lì, sei come un pugile suonato, che sei all'angolo, non sai cosa fare. Io so che sei come un pugile suonato in un angolo. Io so che tu stai male, stai soffrendo come un cane. Ma non fare nulla adesso. Cerca di somatizzare, di digerire questo problema, ma devi digerirlo con tanta forza, con tanta serenità. Devi riuscirci, devi crearti serenità. Io lo so che tu non dormi più. Lo so che non dormi più, perché queste cose qua non ti fanno dormire. Ti fanno impazzire. Lo so, però... Devi in una maniera o nell'altra sommatizzarlo, devi digerirla sta cosa. Poi un po' di comprensione. Ricordati solo una cosa, che dato che ti ha chiesto il perdono, non lo dico adesso, stai muto, fai il pesce in barile usando il tuo termine. Perché visto e considerato che mi hai detto, mi sento come un pesce in barile, benissimo, fai il pesce in barile, sopporta e abbi un po' di comprensione e poi preparati a perdonare. Abbi fede che tutto quanto ti viene, ti verrà ricambiato in mille modi. Tu giustamente mi dici in questa mail, e me l'hai ribadito anche verbalmente, mi hai detto che non ti ha detto che smette, ti ha solo detto che, e c'è questa situazione, ti ha solo detto che tu puoi fare quel che vuoi, che lei non ti intralcerà mai, ma tu giustamente gli dici, ma a me non mi interessava, non mi interessava prima, non mi interessa adesso. E sei ferito in tutto. Adesso cerca di essere razionale e di somatizzare tutto. Vedrai che in una maniera o nell'altra troverai una compensazione, devi trovare una compensazione nel tuo interno, ma senza sfasciare tutto. Perché se sfasci tutto, non solo fai del male a lei anche, ma fa dei male a te, fate del male ai figli, ai nipoti, fate del male a tutti. Sono d'accordo che la colpa non è la tua. Sono perfettamente d'accordo che non sei tu che hai creato il problema, ma sei tu che lo stai dilatando. Quindi cerca di trovare serenità, cerca di trovare equilibrio, cerca di resistere a questi istinti di vendetta, perché mi sembra che
che sia ben pensato Padre Eterno dire che la vendetta è la sua e non nostra. Allora ragioniamo anche, posso anche farti il ragionamento alla rovescia, che è questo. Hai sfasciato tutto, cosa te ne viene? La soddisfazione di aver sfasciato tutto? Siete nonni, ragazzi. Siete nonni. Tu mi dirai, io ci penso, ma lei, sono d'accordo, ma siete nonni. Quindi dimostra quella grossa capacità che hai di riuscire ad andare avanti senza sfasciare tutto. Perché se sfasci tutto, stai tranquillo che in una maniera o nell'altra ti ritorna addosso. Abbi fede che le cose si regolarizzano. Abbi fede. Poteva anche capitare a te di sbagliare. Tu mi dirai, ma è capitata a lei? Sono perfettamente d'accordo che è capitata a lei, però poteva capitare anche a te. Quindi, prima di sfasciare tutto, trova degli equilibri, cercali, prima dentro di te e poi con lei. D'accordo? Non fare pazzie, non fare scemenze, siamo nonni. Anche un po', come si suol dire, rimbambiti magari. Perché io quante volte lo dico che sono anche un po' rimbambito, però dobbiamo tollerare. Dobbiamo imparare a perdonarci. So che è duro, ma devi farlo. D'accordo? Ho quasi 40 anni, sono single, carino, simpatico e disponibile e gay. Ho un ottimo rapporto con i miei familiari ed una cerca di amici a cui sono molto legato. Ho avuto tre storie importanti durate 2 o 3 anni che si sono concluse tutte con un tradimento da parte mia. Stavo bene con loro, ero innamorato, ma offrivo poco sesso. Quello lo cercavo altrove. Più il rapporto si stabilizzava, più il mio desiderio diminuiva. Sembra un controsenso, ma più amo una persona e meno la desidero. Non riesco a capire. Chiedo scusa. Allora, caro amico, il gusto del proibito c'è sia per i gay che per gli etero. E tu vedo e capisco che del gusto del proibito ne hai fatto una virtù. Che sia più o meno giusto è un altro paio di maniche. Io quando affronto questi problemi dico sempre: se ci fossi io dall'altra parte, perché tu hai tradito e hai avuto tre storie importanti, però se fossi stato tradito saresti stato contento. Cioè, il concetto è sempre di immedesimarsi in chi riceve l'offesa. Problematica dove sta? Non sei né ammalato e né altro. Hai il gusto del proibito e poi in poche persone ho avuto conoscenza di questo tipo di cultura dove che più si stabilizza il rapporto e la sessualità si allenta talmente tanto che si arriva al non a ridurla quasi a zero, se non a zero.
io più volte mi sono domandato qual è il meccanismo che crea questo problema. Non lo so, te lo dico chiaro. Il meccanismo che crea questo problema non lo so. Ci sono una serie di circostanze, perché ho notato che anche nel, cioè questo è il primo che sento che mi porta a questo ragionamento, ma da negli eteri, nel gay, negli eteri ne ho già sentito parecchie. Si va più sul, il momento che si stabilizza il rapporto, si va più, molto più sul concetto filosofico, e sul dialogo, si sta bene e tanto si stabilizza, però il rapporto fisico viene livellato molto, molto, non lo so qual è la molla che crea queste condizioni. Io so solo che la sessualità e il rapporto fisico noi dobbiamo cercare di farlo maturare costantemente. Io so che nel rapporto fisico, anche di poco, ma bisogna introdurre dei diversivi, che non deve essere fatto il rapporto fisico alla coppia di qualunque di qualunque natura. Questa coppia non deve trovare la quotidianità anche nel rapporto fisico, perché purtroppo tante volte si creano queste condizioni. Io ho sentito sia uomini che donne dire: ma sì, quando sei in casa, ma sì, lo devi fare. Non è un dovere, perché il momento che tu arrivi ad avere il dovere di fare, di usare la sessualità tua e della compagna o del compagno, qualunque cosa sia, ne deve un dovere e non è un piacere, e allora tutto quanto salta, saltano gli equilibri, salta tutto. Devi trovare, si devono trovare e anche organizzarle, crearle certe cose. Quindi non mettersi nelle condizioni ottimali di modificare poco, ma qualunque cosa di nuovo, e non che lo fai per fare, per accontentare l'altro, perché tu se fosse hai altri pensieri, altre cose. Può capitare che ci siano altri pensieri di tutto, di salute, di lavoro. Poi oltretutto in questi ultimi tempi con il lavoro che ce n'è poco, c'è pochi soldi e il tavolo tante volte rimane sguarnito, cioè c'è poca guarnizione al tavolo, quindi non ci sono, cioè, mi spiegava un grosso importatore che esporta anche salumi e roba del genere, che tanti anni fa la mortadella lo dovevamo mandare all'estero, adesso la mortadella ce la consumiamo, perché prima volevamo tutti i prosciutti, ma se non erano più che adesso no, va bene anche la mortadella. Quindi ci sono mille soluzioni nella mente che purtroppo possono creare problematiche al contatto con il partner, no? Però ecco, quando i due soggetti, sia etero che gay, si avvicinano al talamo, quello che è il punto focale del rapporto di unione, no? Sì, sta bene il discorso filosofico, sta bene tutto, ma se nel rapporto riesci a infilare anche nel rapporto fisico un piccolo diversivo, non solo fai sentire al partner la vivacità del rapporto, ma togli in quel momento la quotidianità a tutto. Ecco, io penso che poi sicuramente ci sarà chi ne sa più di me, non dico di no. Io quello che posso lo contrabbando e ve lo passo, ok?
chiedo scusa. Sono molto in difficoltà e non so che fare. Ho 42 anni. Sono sposata, ma non felicemente. Mio marito è chiuso, introverso, per nulla affettuoso, mentre io ho un disperato bisogno di affetto. Ho una figlia di 20 anni che adoro e con cui ho un bellissimo rapporto, fatto di confidenza e nei limiti di complicità. Da qualche mese ha una storia con un compagno di università e il suo primo ragazzo e ne è molto innamorata. Così ho deciso di conoscerlo e di accoglierlo in casa, in modo che possano anche studiare insieme. Mi sono affezionata a lui, vedendo come è legato a mia figlia. Ultimamente però mi sento attratto da lui, come donna, e sono felice quando lui è gentile con me. Ma soprattutto ho iniziato a provare gelosia per mia figlia, come fosse una rivale. Sto impazzendo, mi sento in colpa e una madre del genere. Che posso fare? Tanto per iniziare, non pensare di essere un caso limite, sia per te donna che per uomo capita di poter rimanere attratti, capita, non è una cosa, siamo esseri umani, quindi soggetti ad errore o meno, perché vedi, da come mi hai scritto e poi ascoltandoti, è più, diciamo, sì, ti fa piacere lui perché sto ragazzo, perché ti tratta con una solarità, ma più che altro tu soffri perché non riesci ad avere quello che sta avendo tua figlia. Quel momento di bello, di felicità del fidanzamento, che non sai ancora, non hai quelle esperienze che la vita poi ti presenta, che ti presenta il conto, che diventano poi cose bellissime, che poi diventano trite, ritrite o meno, e hai la sfortuna di avere un marito un po' musone, chiuso, per non dire musone, chiuso, usiamo pure il termine chiuso, no? E però siamo sempre lì, tante volte io dico, attenzione ragazzi, il matrimonio non deve diventare la tomba dell'amore, perché con l'amore si creano delle condizioni, cioè, tanto l'ho sposata, tanto sa che lei gli voglio bene, tanto sa che qui, tanto sa che là, e tutto finisce così, che, come se tutto fosse dovuto. Io non penso che tu abbia così tanti, cioè non te li fare tanti sensi di colpa, di essere, di impazzire, di essere una madre del genere, no, non, ma fa parte della nostra natura. Se purtroppo all'interno della famiglia il tuo uomo non riesce a farti sentire apprezzata, perché il concetto è sentirsi apprezzati, perché il momento che tu non ti senti apprezzato, se uno si sente apprezzato, qualunque sacrificio va via velocemente o meno. Se no, all'interno della coppia e della famiglia diventa un carcere, diventa una carcerazione, questo lo so, e ti capisco, cara amica. Però io sono dell'idea che tu puoi ottimizzare il tutto
vedendo se puoi riuscire a ricreare un determinato equilibrio con tuo marito. Se tu riesci a ritrovare un certo equilibrio con tuo marito, e ritrovare l'equilibrio nel marito, devi riuscire a trovare la soluzione del dialogo, un dialogo che lui giustamente, tu come mi dici che è chiuso, e magari sarà anche un po' orso, ma tu anche ti sei adagiata su questo, dato che lui è chiuso e un po' orso, ti sei fermata, non ti sei più battuta perché lui si apra, perché lui crei un dialogo, perché lui ti apprezzi. E allora cerca questo dialogo, cerca questo apprezzamento, mettiti in discussione e magari faglielo sentire, faglielo percepire nei momenti anche del talamo. Io mi ricordo una signora, io avrò avuto, non ero ancora sposato, quindi mi sono sposato che avevo 23 anni e 24 giorni, quindi sono esperienze in gioventù proprio. Non ero ancora sposato, ma perlomeno non mi sembra di essere stato ancora sposato, no. E mi ricordo che questa donna, parlando con delle amiche o meno, no, e l'avevo, ma non è che fossi stato aurigliato, per una serie di circostanze, no, mi ero trovato ad ascoltare questa cosa qua, sul fatto che lei sollecitava il proprio uomo quando erano sul talamo, e mi aveva fatto un poco... Poi ovviamente son cresciuto, sono invecchiato, non ho neanche più di capelli, e poi queste cose ne ho fatto anch'io, ne ho cercato di capirle, e quindi io ti trasferisco questo concetto. Questa donna, quando allora erano altri tempi, stiamo parlando di 40 anni fa, quindi il denaro correva molto meno, adesso sta di nuovo ritornando, si sta restringendo, ma allora non ce n'era, quindi, e quando voleva comprare qualcosa lo infilava nel concetto del talamo, quando voleva ottenere qualcosa lo infilava lì. Quindi questa è un'esperienza di una donna che 40 anni fa, quindi il momento che trovi un equilibrio diverso col tuo uomo, questo sciama è che ti trovi loro belli, felici, li vedi giovani, freschi, esuberanti, e tu sei giovane, perché rapportata a me, ma sei sempre rapportato al nonno, tu sei sempre genitore, e quindi sei ancora giovane. E giustamente vuoi avere una parte, una fetta di vita positiva. Guadagnatela. Ma non ti sentire una mamma degenere, non sentirti... È una cosa normale. Perché? Perché prendi quel saluto, quel sorriso, e ti entra dentro tutto, ma dentro il corpo. Non è tanto il ragazzo di tua figlia che ti interessa, ma essere appagata, essere considerata, essere viva, perché purtroppo, da quanto capisco, tuo marito ti ha fatto sentire un oggetto. Tu mettiti in discussione, fai in modo e maniera che tuo marito debba sentirsi anche lui attratto in modo particolare. Ci sono mille soluzioni, mille modi. Battiti, non stare lì a crogiolarti, o se no tanto non... No, insisti, battiti, e vedrai che non pensi più ad essere una madre di genere. Ma battiti, ok?
Chiedo scusa amici, ma io devo bere perché ho la gola che sta andando a fuoco. È il mio tallone d'Achille, come tutti gli amici che mi seguono lo sanno. Ho 39 anni, un matrimonio è andato male e una convivenza fallita alle spalle. Ora ho trovato un mio equilibrio e vivo da sola serenamente, ma c'è un ma. Non ho perso la speranza di avere un figlio e sto pensando seriamente di averlo senza impegnarmi con l'eventuale padre. Faccio così male? Vedi, cara amica, non sei né la prima né l'ultima che ha fatto questo concetto. Io conosco un'amica, cioè ho un'amica, non conosco, ho un'amica che ha avuto un figlio, anzi, una bella figlia, ma adesso ha 15 o 16 anni. Li ha tutti, 15 o 16 anni. Questa donna ha avuto sta figlia. Il padre non sa di essere padre. Ti sembra giusto? Io non ho mai discusso con questa amica perché lei non mi ha mai chiesto nulla e io non sono io che posso andare a permettermi di dire nulla. Io cerco sempre di rispondere a chi mi chiede qualcosa. Anche perché io ho imparato con l'età si invecchiando meno, ho imparato che i consigli si danno a chi li chiedono. Chi non li chiede, lascialo stare nel suo brodo. Perché ognuno è giusto che possa fare per conto suo. Se uno ti chiede un consiglio, giustamente glielo dai. La domanda è questo. Questa bimba, questa ragazza, questa bimba, adesso è una ragazza perché ti ho 15, 15, 16, ho 17, via, tra i 15 e i 17. Ma penso più di, vabbè, tra i 15 e i 17. Allora, questa bimba, questa ragazza, perdon, lei non ha chiesto di venire al mondo. Per l'amor di Dio, la madre non gli fa mancare nulla. Gli fa da madre, da padre, comunque, ma lei non sa di avere un padre. Ti sembra giusto? Io non sto mettendola sull'etica, su questo. Cioè, ti sto dicendo cosa ti sembra, perché un figlio che metti al mondo non è lui a chiedere di venire al mondo, ma sei tu che decidi di metterlo al mondo. La domanda che ti pongo è questa: se ti sembra giusto, fallo per l'amor di Dio. Ma io penso che sia un grosso egoismo il tuo, eh. Ma un grosso egoismo, ma tanto grosso come egoismo. Perché a un certo punto l'egoismo della maternità, l'egoismo di diventare mamma, ma in quello che sarà, figlio o figlia, tu cosa potrai dire del padre o meno? Perché tu vuoi un figlio ma senza impegni. Impegni che possono essere un padre. Vedi tu. Lui non sta chiedendo di venire al mondo, sei tu che lo stai andando a cercare. Poi il padre, eventualmente, cambiamo leggermente. Oggi o domani tu hai un genitore. Cioè, fai sto figlio. Sto figlio
non conoscendo, perché se lo fai non puoi conoscere in retroscena eventuali malattie ereditarie, eventuali tutto, dovesse, per l'amor di Dio, distante dal mio pensiero, che non stia bene, perché non te lo auguro per niente, ma debba avere bisogno di qualche cosa o meno, tu non sai neanche quello che c'è, il passato del padre, se ha avuto delle malattie, se ci sono stati nella famiglia del padre c'è stato un qualcosa che possa portare in futuro qualcosa alla figlia, cioè possa tu intervenire o meno, perché devi mettere in conto un po' tutto, no? Il padre magari potrebbe essere portatore dalla sua famiglia di qualche gene particolare, perché devi mettere in conto tutto. È una cosa, caso al limite, rarissima, ci sto parlando di un caso di casi limiti, geneticamente parlando, e tu non sei in grado di rispondere, ti sembra una cosa normale o di un egoismo particolare nostro? Perché tutto sta poi alla fine in quello, eh? Io non so come può essere o come può capitare, però succede. Cosa puoi dire oggi domani, maschio e femmina che sia? Perché poi la vita ti presenta il conto. Tu puoi raccontare quel che vuoi, ma lei poi vuole, o lui, vogliono sapere, i figli vogliono sapere. E guarda che i nostri errori non devono ricadere sui nostri figli, ma ci ricadono sui nostri figli. Alla fine rimarrà sempre un figlio o figlia che sia, figlia di NN, perché dovrà prendere il tuo cognome. Ma la vita che si presenta potrà essere alle elementari, alle medie, inferiori, superiori, o meno, ma tu sai che poi tra bambini sono tremendi, gli chiederanno ma chi è tuo padre? Lei verrà a dire a casa, ma papà chi è? Guarda che sono tutte cose che all'amica sono capitate. Le so perché me le ha raccontate, ma non mi ha mai chiesto nulla e io le ascolto. E quindi tutto questo che ti sto dicendo, ti sto trasferendo, non è che io non voglio che tu lo faccia. Cerco di metterti davanti una stesura di motivazioni che cui tu dovrai poi rispondere, perché o prima o dopo dovrai risponderne. Se non sei in grado di risponderne e non ti senti in grado di pensaci. Però devi anche prendere coscienza di questo. Pensa a quello che ti può capitare e pensa che oggi domani, figlio o figlia che sia, ti possa dire, ma mamma, ma cosa hai fatto? Chi è mio padre? Perché sono cose che vengono. Vedi tu cosa vuoi fare da grande, cara amica. Amici, siamo arrivati alla fine, ma alla fine di tutto, perché anch'io nella gola sono proprio a tappo, credetemi. Che sembra una stupidaggine, ma parlare un'ora, oh ragazzi. E niente, il dramma è questo, e vi faccio ridere, che durante la settimana non ho problemi di gola, di infiammazione di gola o meno. È soltanto lunedì sera che mi si crea sta fare qua. O perlomeno il lunedì in modo particolare. Se no durante la settimana tutto sommato va discretamente bene. Comunque, un augurio di una buona settimana. Se Dio vuole ci sentiamo
lunedì prossimo, che siamo a marzo, quindi quasi in fine di inverno. Buonanotte e sogni d'oro.